Ciao ragazzi, io sono Nellirfa e mi trovo anche oggi su Black Desert Online. Oggi vediamo come fare la birra. In questo gioco la birra è una bevanda estremamente importante, quindi vediamo gli ingredienti che ci servono, dove acquistarli e poi come produrla. Come prima cosa andiamo a acquistare alcuni ingredienti da un NPC che si trova qui dentro alla taverna. Don't get us wrong. Selezioniamo This inn Shop, was quindi ci taken mostrerà over il through a suo fair negozio e process. dovremo comprare del lievito. Per fare la birra ci serve 2 pezzi di lievito, ma noi ne compreremo un po' di più. Qua ci chiede la quantità che vogliamo, ne mettiamo 20. Poi, altro ingrediente importante è lo zucchero, ecco lo sugar, e quindi ne andremo a comprare anche qui 20. Di zucchero ne serve sempre uno, quindi va bene anche 20. Poi ci serviranno le patate che possiamo coltivare e quindi andarle a prendere dal nostro orto oppure acquistarle direttamente all'asta. E poi infine l'acqua, vediamo l'acqua dov'è. Eccola qui, mineral water, ce ne saranno ben 5, quindi questi andremo a comprare una sessantina. A questo punto, per velocizzare i tempi, visto che l'orto ancora non mi ha prodotto le patate, le vado ad acquistare all'asta. Quindi ne ho comprate 60 e le pago 26.520, quindi le vado a comprare. A questo punto, per poter mettere i nostri banconi del crafting, abbiamo bisogno di acquistare una casa. Io l'avevo già acquistata, quindi non mi ricordo dove sono, ne posso vedere poi. E qui mi fa vedere le mie case. Quindi adesso sono a Heidel, metterò la ricerca automatica che mi porta direttamente davanti alla mia casa, perché sono diversi anni che io non gioco a Black Desert, non mi ricordavo più bene dove fosse questa porta. Eccola qui, questa è la mia casa che avevo già acquistato e qui dentro avevo inserito i banconi e qui c'è la cucina. Quindi andiamo ad aprire la cucina e qui troviamo le varie ricette. E qui abbiamo la ricetta della birra. Infatti qui dice che gli ingredienti che ci servono per fare la ricetta. Quindi le seleziono e me le metto direttamente le quantità giuste qua. Quindi a questo punto farò Start Cooking e inizierò a cucinare. Vediamo un po'. Così ho raggiunto anche il livello 2 di cucina. All'interno del gioco esistono poi anche dei vestiti che ci danno dei bonus per aumentare la produzione della cucina, dell'alchimia e dei vari crafting. Quindi indossando questi abiti abbiamo più possibilità di andare più velocemente, di aumentare più velocemente il nostro crafting. Quindi adesso ho indossato il nuovo vestito che mi aiuterà ad andare più velocemente e ho scoperto che praticamente ho una possibilità ogni tanto di preparare, che mi escono questi piatti particolari che, come potete notare, se li andiamo a rivendere da Alejandro Farm, in cambio di questi piatti ci darà 5 punti contributo per aumentare l'esperienza del cooking. Quindi io li metterò da parte e quando ne avrò un bel po' li andrò a scambiare con l'NPC. I progressi della mia cucina li potrò trovare e vedere, controllare, pigiando il tasto P. E qui ho cooking, vedete che sto aumentando, sono ancora beginner 6, però qui c'è la percentuale di avanzamento della mia skill e come vedete sto crescendo perché sto producendo la birra. La birra potete utilizzarla per i warrior, come ho già detto, ma potete anche venderla all'asta. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e attiva la campanella. Utilizza i commenti per lasciare una tua idea oppure dare nuovi suggerimenti. Lascia a tutti i video un bel like.